analizziamo in questo video la terza tecnica della forma Aikido Jujutsu Idoi Ippone. La tecnica è Sanban Renzo Kudosa e presuppone una tecnica di rotazione riferita al Ragoke. L'attacco è Kata Morotete Kubitori. Il primo approccio che dobbiamo fare alla tecnica è quello di posizionarsi correttamente rispetto alla linea di attacco di Uke. Per cui il mio primo approccio sarà quello di sostenere una posizione che mi consenta una posizione forte e l'utilizzo dell'energia sviluppata da Ara. Il primo approccio quindi sarà quello di scendere sulle gambe, posizionarci centralmente rispetto alla posizione dei piedi e irrigidire la parte dell'addome riguardante Hara. In questa condizione già restituiamo anche una sensazione di energia in movimento. Rispetto al suo attacco, per poter sfuggire a questa linea che lui traccia rispetto alla sua mediana, dobbiamo andare a creare un angolo che possa disperdere l'energia che lui accumula durante l'attacco e possa crearne un angolo di fuga rispetto alla sua forza. Per cui il secondo movimento, dopo aver abbassato il baricentro ed essere usciti diagonalmente verso l'esterno, è quello di spingere con la forza di Hara, flettendo il gomito e andando a puntare una linea che possa ruotare intorno alle braccia di Uke. Già questa linea crea una rottura dell'energia dell'attacco di Uke. Quindi, primo movimento, abbassiamo, irrobustiamo il Mara, usciamo diagonalmente e creiamo davanti a noi una diagonale che incrocia la sua linea di attacco. Già da questa posizione abbiamo visto che c'è un disallineamento delle spalle rispetto alle anche da parte di Uke. Già questo crea una rottura della sua linea di forza e della sua possibilità di reazione. Da questa condizione cominciamo a trasmettere il flusso energetico distendendo il braccio e creando un trasferimento di energia dalla parte centrale del nostro Ara attraverso il braccio fino al suo cingolo scapolare. Da questa condizione andiamo a immobilizzare il polso sinistro di Uke e andiamo ad afferrare la parte di Uke e di Ude. A questo punto il trasferimento di energia avvenuto attraverso le braccia distese andrà a creare un flusso che andrà a spingere sul suo cingolo scapolare. Da capo. Da questa condizione non dobbiamo far altro che accentuare la rotazione che effettuiamo attraverso il suo braccio fino alla spalla, rilasciando la presa dalla mano destra, andando a fare una presa molto più profonda e creando un'iperrotazione della spalla in avanti, portando i gomiti di Uke davanti a noi. A questo punto andiamo a distendere il suo braccio e attraverso una pressione che facciamo su Ude andiamo a bloccare la spalla e l'acromion del cingolo scapolare, bloccando con una pressione verso terra. Con questo genere di controllo possiamo passare oltre il suo corpo, mantenendo un controllo e posizionandoci al di sopra di esso. Il braccio che continua a spingere la spalla verso terra andrà posizionato davanti alla nostra gamba destra, mantenendo sempre una spinta in direzione del piede opposto. Quando il bloccaggio avviene e la spalla e l'acromion iniziano ad arrivare al limite della sopportazione, recupero anche il piede sinistro che si posiziona dietro al cingolo scapolare e comincio a fare una iperrotazione delle mie anche verso la sua testa. A questo punto l'energia che sviluppo si avvita verso terra e la pressione che io effetto
sul suo tricipite e sul suo avambraccio si trasmette con una leva che si avvita sì verso terra, ma va a immobilizzare la parte del busto di Uke. Da questa posizione posso caricare la mano sinistra e mantenere la mano destra con un controllo perché non mi possa sfuggire il braccio. Vediamo applicata con un po' di energia. Punto, abbiamo concluso la didattica necessaria al completamento della terza tecnica. Grazie dell'attenzione.